argomento, come dicevo, estremamente complicato ed estremamente difficile da definire. Anche cercare di dire qualcosa di assolutamente originale sul dolore è abbastanza difficile, abbastanza pleonastico. Cercheremo magari di interpretare questo concetto in un modo il più originale possibile e vediamo un po' cosa ne salta fuori, insomma, perché poi ogni volta che si parla di un argomento del genere, si viene un po' messi alla prova, non tanto su quello che si dice, ma su quello che si è. La prima immagine riguarda un quadro molto famoso di Munch. Munch, sapete che era un pittore norvegese dalla vita estremamente sfortunata. La madre e la sorella morirono di tubercolosi entrambe e infatti il quadro che ho messo per iniziare questo discorso è un quadro del 1893 che ha un titolo abbastanza significativo, La morte nella stanza della malata. La malata sarebbe la sorella di Munch che sta morendo. E al di là della morte che grava su tutto l'aspetto illustrativo, c'è da osservare gli atteggiamenti mesti e raccolti di chi è presente. Munch lottò tutta la vita contro questo destino di particolare sfortuna. Sicuramente non lo aiutava il fatto di essere nato in Norvegia, che è una delle regioni del mondo dove le persone incontrano più facilmente il problema della depressione. Tanto è vero che poi andò a morire in Provenza negli anni 40 del Novecento e soltanto del famoso quadro Lullo ne ha dipinto qualcosa come 9 versioni, si vede che gli tornava continuamente. Per valutare il dolore, aggiungerei questa antica frase che è presa dalle Vite parallele di Plutarco e che riguarda la vita di Pompeo. Pompeo fa un discorso davanti al Senato romano per convincerlo a costruire una flotta per lottare contro i pirati che infestano il Mediterraneo orientale. Il discorso di Pompeo contempla questa frase che sul dolore, secondo me, è abbastanza indicativa. Pompeo dice: navigare è necessario, vivere non lo è assolutamente. Il che vuol dire che comunque una volta che si inizia a vivere e si è calati all'interno di una realtà esistenziale, bisogna comunque cercare di adattarsi, a meno di non rifiutarlo. E gli esseri umani ogni tanto rifiutano il problema stesso dell'esistenza e lo sappiamo assolutamente bene. Per soffrire occorre avere un corpo, questo è un altro concetto assolutamente importante. Ci riesce difficile immaginare la sofferenza senza un corpo, perché l'oggetto del dolore è il corpo. Come noi proviamo e sentiamo una sensazione, lo facciamo attraverso la fisicità del nostro corpo. Le persone non potrebbero avere la sensazione del dolore e neanche del piacere senza il corpo. È comunque un sintomo di molte malattie, per cui, come vi ho accennato altre volte, la medicina e l'evoluzione della medicina si regge su queste due colonne portanti. Il dolore e la morte. Senza il dolore non ci sarebbe stato probabilmente neanche la necessità di sviluppare buona parte della medicina e senza la morte e la necessità di prolungare l'esistenza non ci sarebbe stata nemmeno la necessità di sviluppare farmaci, terapie e strategie terapeutiche. Quindi il dolore è un fenomeno di tipo multidimensionale. Può essere può rivestire una dimensione fisiologica, una dimensione emotiva, una cognitiva, culturale, comportamentale. Il che vuol dire in fondo che esiste un dolore di tipo fisico ed esiste anche un'interpretazione individuale e psicologica del dolore che si prova. Sapete tutti che ci sono persone in grado di sopportare più o meno con energia e con, come si può dire,
con resilienza, per usare un termine molto in voga adesso, la propria condizione del dolore. Il dolore può inoltre rivestire un significato di tipo sociale. C'è un antropologo belga che è vissuto nel secolo scorso che ha interpretato con molto acume la funzione di tipo sociale del dolore. Secondo Van Gennep, questo antropologo belga, il dolore ha una funzione di tipo difensivo ed educativo e serve a sviluppare quei rituali che lui interpreta come i cosiddetti riti di passaggio. In ogni fase dell'attività umana ci sono dei momenti della propria esistenza in cui si passa da una condizione sociale ad un'altra, ad esempio dal celibato al matrimonio, dalla vita alla morte, dall'adolescenza alla maturità. In tutte le società umane questi passaggi sono segnati da una ritualità che in un certo senso interpreta e dà una patente di legalità e di direttiva a questo passaggio. Il dolore riveste spesso un significato di questo tipo. Pensiamo ad esempio a certi riti di affiliazione di società segrete o di riti di passaggio che avvengono in certe università, quando si passa da uno stato di come si può dire, di individualità al far parte di un gruppo sociale. Il dolore, anche il semplice addestramento militare, ad esempio, no? Che sviluppa delle condizioni di dolore, è un rito di passaggio. Ecco, qui ci sono alcune elencazioni dei riti di passaggio secondo Van Gennep. Il saggio di Van Gennep sui riti di passaggio lo trovate facilmente in commercio, mi sembra sia pubblicato da Boringhieri. La nascita, si nasce con il dolore, il raggiungimento dell'età adulta, ne abbiamo parlato, il matrimonio, la morte. Quindi lui individua tre momenti di passaggio, che sono la separazione dal gruppo sociale di partenza, il essere marginalizzato perché si diventa un qualche cosa diverso dal gruppo sociale di cui si fa parte, e infine l'aggregazione in un nuovo gruppo sociale. L'interpretazione del dolore è qualcosa di antichissimo. Come sempre, i greci c'erano arrivati prima di tutto e c'erano arrivati soprattutto con quello strumento culturale meraviglioso che è il teatro che inventano praticamente loro. C'è una frase che si deriva da una tragedia di Eschilo, l'Agamennone, che è molto significativa, dice Eschilo, dal dolore impara, che sta a significare che il dolore è un qualcosa di poco piacevole, ma allo stesso tempo è uno strumento per acquisire una diversa maturità e una diversa visione, della realtà. Tenete presente che Eschilo, dei grandi tragediografi greci, è quello più antico da un punto di vista cronologico e i personaggi di Eschilo sono imbevuti della necessità di essere concilianti con tutto l'universo religioso dell'antica Grecia, che adesso non abbiamo il tempo di approfondire più di tanto, ma riguarda sostanzialmente il rapporto che c'è tra il fato, tra il destino e la capacità del singolo di costruire una propria esistenza. Il dolore quindi viene visto come una necessità perché soffrire vuol dire anche imparare ad apprezzare una diversa condizione della realtà. Quindi, come vedete, gli esseri umani fin dall'inizio della loro storia si sono interrogati sulla necessità di come affrontare il dolore. Uno studioso abbastanza moderno del dolore è questo antropologo francese che si chiama David Le Breton, il quale ha scritto un saggio pubblicato da Cortina che è abbastanza facilmente reperibile e ci parla anche del fatto che il dolore sia un qualche cosa di estremamente diffuso, di estremamente liquido, per dirla con una formula
fase moderna, una connotazione che attraversa le vite degli esseri umani in modo anche sotto traccia. Si può quindi ipotizzare che non esista di fatto una forma vivente di un essere umano senza comunque una componente di dolore. Persino alcune attività che cataloghiamo come del tutto differenti dalla sofferenza, come i tatuaggi, il piercing, eccetera, eccetera, si tratta, secondo le Breton, di dolori di tipo iniziatico, come vi ho descritto prima, quindi dolori che permettono di identificarci, di acquisire una identificazione con un determinato gruppo sociale. D'altronde basta vedere il Festival di Sanremo di ieri sera, no? Se avete dato un'occhiata, tutti quei tatuaggi, quei piercing, questi ragazzi molto giovani, sono fondamentalmente sia un dato di moda, ma anche un dato di fatto per riconoscersi come partecipi di una categoria differente e omologa allo stesso che si infligge determinate modifiche della propria, del proprio soma, del proprio corpo. Dobbiamo distinguere tra dolore e sofferenza. Allora, il dolore è concettualmente qualcosa che riguarda il corpo e quindi dotato di una propria fisicità, legata a un danno e a una lesione del nostro corpo. La sofferenza non è uguale al dolore, la sofferenza è una sensazione negativa che attraversa non soltanto il problema della fisicità del corpo dell'uomo, ma anche arriva a interessare la psiche, per cui si può essere benissimo sofferenti senza essere affetti da un dolore di tipo fisico. E questa è un'esperienza che tutti noi abbiamo provato. In più, dolore e sofferenza possono accompagnarsi. Ad esempio, l'ansia per una determinata malattia o un qualcosa che ha rotto l'intangibilità del nostro corpo crea una sofferenza di tipo psichico che si accompagna al dolore stesso. Nell'antica Grecia, io amo molto fare questi richiami all'antica Grecia perché poi alla fine la nostra visione del mondo deriva per certi stilemi, per certe modalità, sempre dall'antica Grecia. Nell'antica Grecia esisteva una società che aveva sviluppato un controllo sociale del dolore all'interno dei propri membri. Questa società, che è stata molto mitizzata, soprattutto da chi non lo è, e l'antica Sparta. Ora, Sparta aveva una condizione sociale molto particolare perché gli spartani non erano una massa sociale importante, erano un'elite di conquistatori che erano arrivati nel sud del Peloponneso qualche secolo prima dell'età classica, avevano praticamente schiavizzato la popolazione autoctona del Peloponneso. E questa classe dominante di spartani, che erano probabilmente di origine germanica perché erano chiari e con gli occhi celesti, non erano come nel film famoso che dopo citiamo, si dedicavano fondamentalmente alla guerra e all'esercizio fisico. Per fare questo dovevano attraversare tutta una serie di step, di passaggi di tipo sociale, che li rendevano alieni rispetto agli altri abitanti della Grecia, perché il concetto, ad esempio, di famiglia a Sparta non aveva molto senso. I bambini e le bambine venivano tolti dal nucleo familiare tra i 7 e gli 8 anni di età per essere cresciuti in piccole comunità che erano poi il preludio a qualche cosa che riguardasse il proprio impegno sociale. Per quanto riguardava i maschi, la guerra, per quanto riguardava le femmine, la riproduzione. C'era questa struttura estremamente rigida. Questo faceva sì che i guerrieri spartani fossero particolarmente abili e considerati, ma perché facevano parte di una comunità in cui il dolore rivestiva da una parte uno strumento, la funzione era da una parte uno strumento di tipo educativo, e dall'altro i ragazzi erano abituati fin da giovani a soggiogare
sopportare il dolore stesso senza lamentarsi. Questo procedimento di educazione, che era estremamente brutale, si chiamava la gogé. Praticamente i bambini a 7-9 anni venivano portati via dalla famiglia, messi in queste piccole comunità di poche decine di persone, con un anziano che ne curava l'educazione, e da quell'età in avanti di fatto se ne prendeva cura lo Stato. E diciamo così, questo gruppo, questa classe di ragazzini poi avrebbe formato le schiere dell'esercito spartano della maturità. In questo modo, in battaglia, i vari combattenti si conoscevano tra di loro fin da quando erano giovani e quindi avevano una fiducia assoluta nel compagno che stava loro di fianco. Questo dà un'idea della compattezza e della visione del mondo di questi guerrieri, che permetteva poi quelle imprese leggendarie che tutti voi conoscete anche per merito dei romanzi, del cinema, eccetera, eccetera. Ho citato Sparta perché c'è un passaggio sempre di Plutarco nelle Vite Parallele che riguarda la vita di Licurgo. Licurgo è questo ordinatore, questo legislatore leggendario che scrive la legislazione degli Spartani, che è la legge che è in vigore a Sparta. È una delle poche cose scritte che c'erano a Sparta perché voi sapete che la civiltà spartana non ha prodotto nulla di letterario. Se andate a Sparta, io ci sono stato un paio di volte, per mia curiosità, troverete una cittadina agricola che sembrerebbe una cittadina delle Puglie o della Calabria italiana, con una splendida campagna coltivata, ma non c'è praticamente nulla che ricordi la Grecia classica. Racconta Plutarco un episodio che è molto significativo su come gli spartani venissero educati a sopportare il dolore. E dice Plutarco nella Vita di Licurgo: i fanciulli spartani mettono tanta serietà nell'urbare che si racconta che una volta uno di loro, dopo essersi impadronito di un volpacchiotto, lo tenesse avvolto nella mantellina. Queste mantelline erano di colore rosso, perché se i bambini, i ragazzini si ferivano, si picchiavano tra di loro, non si vedeva il sangue che sporcava la tunica stessa. In seguito, sebbene la bestia gli dilaniasse il ventre con le unghie e i denti, il ragazzino resistette al dolore fino alla morte per non farsi scoprire. Ecco, questo è proprio estremamente significativo della capacità che ha il controllo sociale di gestire anche il dolore. Quindi, se fin da piccolo vieni abituato a non farti prevaricare dal dolore, riuscirai anche a sopportarlo con più intensità. Il quadro di Degas è un altro quadro significativo della modalità dell'educazione degli spartani, perché a una certa età le ragazze compivano degli esercizi ginnici nude. E questo era fatto per dimostrare che erano sane e potevano produrre una nuova generazione esente da difetti, anche perché se a Sparta nascevi con qualche difetto ti portavano su una montagna lì vicino, il Taigeto, e ti buttavano giù. Quindi facevano un'eugenetica brutale, il bambino veniva esaminato, l'infante alla nascita, da un gruppo di saggi che decidevano se era idoneo a diventare uno spartano o essere buttato giù dalla rupe del Taigeto, e quindi c'era una selezione naturale, anzi innaturale, abbastanza violenta. Allora, l'esibizione delle fanciulle senza vestiti serviva a dimostrare che erano in grado di essere delle buone riproduttrici. Quindi era una società che in un certo senso aveva un po' come un alveare. E se pensate anche alla capacità che hanno all'interno di queste comunità, che sono le termiti piuttosto che le api, di sacrificarsi anche donando la propria vita senza alcun rimpianto per salvaguardare il bene comune, vi rendete conto che l'antica Sparta era organizzata in fondo come un enorme alveare. Semmai l'unica sofisticazione che c'era in questa struttura piramidale era che i re a Sparta fossero due,
per evitare che a qualcuno dei due venisse la tentazione di creare una tirannia e una famiglia di tipo monocratico, quindi per poter alternare anche la possibilità di, avendo due re, di essere governati in un modo razionale. Quindi vediamo nel caso di Sparta come il dolore sia uno strumento di controllo e di manipolazione sociale. Gli antichi. Prof, mi scusi se la interrompo, ma c'è un motivo, non mi ricordo se l'avevamo detto, per cui proprio Sparta, cioè come mai in tutta la Grecia, quindi con delle tradizioni simili, questa cosa così, me la ricordavo infatti, così drastica, perché è una cosa veramente, cioè questa divisione fin da piccoli, proprio questa mentalità così sociale, diciamo. Quindi si supera il dolore perché a livello sociale si fa parte di questo gruppo, quindi si è della collettività, si è evoluta. Perché come mai sono spazio? Sono molti. Perché gli spartani non erano greci fondamentalmente. Gli spartani venivano da una. Non è mai stato individuato fino in fondo la zona di origine, ma è probabile che fosse la migrazione originaria di queste tribù doriche fosse transdanubiana, venissero dalle pianure oltre il Danubio e siano migrate nel Peloponneso, come facevano poi molte genti barbariche intorno all'ottavo nono secolo avanti Cristo, quindi 200-300 anni prima dell'inizio del periodo classico. E di fatto gli spartani, sì, poi utilizzavano il greco anche loro, ma ci avevano messo 2 o 3 secoli. Quando arrivano nel Peloponneso, il loro compito è quello di schiavizzare totalmente le popolazioni locali, che non hanno la possibilità di fare la carriera militare, sono dedite all'agricoltura, all'amministrazione e ai lavori, non sono dei guerrieri. Gli spartani non lavoravano, facevano la guerra e basta. Erano anche ignoranti come capre, se vogliamo, perché non studiavano, non leggevano, era del tutto tenuto non interessante la cosa, insomma, a parte, ma questo fatto si estendeva in ogni ramo della socialità di Sparta, persino la cucina, quello che si mangiava nelle mense comuni, che erano a Sparta, non era proprio il massimo. Gli altri greci li prendevano in giro, c'era il cosiddetto brodo spartano, che era un intruglio nerastro che bevevano insieme a un pane molto grezzo, insomma. E probabilmente il fatto che venissero da lontano e non fossero greci che li connotava, era una tribù di tipo barbarico. Poi certo, con il passare dei secoli si erano messi a parlare il greco. Ricordiamoci che questa mitologia della differenza genetica, etnica, poi è stata ripresa in modo truffaldino dal nazismo. Secondo Rosenberg, che era l'ideologo del nazismo, gli spartani erano gli ariani puri che avevano conquistato la Grecia classica ed erano l'esempio a cui il popolo germanico doveva uniformarsi, insomma, erano un po' i padri dell'arianesimo, che inteso come supremazia etnica sugli altri popoli. Quello che fregò gli spartani, come alla fine rovina sempre determinate popolazioni, è legato al fatto che quando siete pochi e non vi mescolate geneticamente ad altri, finite con l'estinguervi. Perché il fatto che alla fine, nel secondo o terzo secolo avanti Cristo, la Sparta classica, quella delle Termopili, quella della lotta epica contro i persiani e del quinto, le Termopili sono del 480 avanti Cristo. Nel 210-220 Sparta è finita. Dopo 200 anni non ci sono più spartani. E gli ultimi spartani combattono in modo sfortunato contro i re macedoni e vengono anche pesantemente sconfitti in una
battaglia alle porte di Sparta nel 216, se ricordo, ma avanti Cristo, ma sono quattro gatti ormai, perché non ce ne sono più di spartani in grado di fare la guerra e di mettersi schierati come un esercito compatto, perché da un punto di vista genetico, e poi i matrimoni misti erano vietati, non ce n'era più, si estinguono per morte naturale. L'ultimo re spartano, che si chiama Cleomene VII, di cui esiste anche la vita in Plutarco, è sconfitto dai Macedoni, fugge in Egitto, chiedendo intorno al 220-217 a.C. al re Tolomeo di aiutarlo a tornare in patria, a riconquistare la propria terra, eccetera, eccetera. Ma il re dell'Egitto, che è comunque un macedone anche lui, non ha proprio nessuna voglia di aiutarlo. Allora racconta Plutarco, per darvi un'idea di come erano arrivati fino in fondo della loro corsa con questa mentalità così aristocratica. Cleomene e i suoi amici, i suoi compagni spartani, che sono una quindicina di persone, sono pochissimi ormai, scendono per le strade di Alessandria d'Egitto, sfidando al combattimento l'esercito di Cleomene, di Tolomeo, e si fanno praticamente uccidere per la strada, pur di non assoggettarsi a una potenza straniera. Quindi, di fatto Sparta si suicida con questo atteggiamento elitario. I popoli che non si aprono al nuovo, che non si mescolano, che non accettano il fatto che la vita umana è fatta da un continuo sovvertimento della propria condizione, da un rimescolamento continuo, poi si autoestinguono. Bisogna vedere Grazie, la cosa in prospettiva. E direi che grazie. forse il capitolo di Plutarco della morte del re Cleomene, se avete a casa le vite parallele, andatelo a leggere, perché è particolarmente significativo del destino degli Spartani. Vi dicevo che nell'antichità classica non era facile trovare una rappresentazione artistica del dolore, perché il dolore era considerato un qualche cosa che sconvolgesse, deformasse la fisicità e l'armonia delle forme del corpo umano. Introdurre il dolore e la sofferenza, la presentazione del dolore e della sofferenza nella rappresentazione artistica è un qualcosa di relativamente tardivo, che vediamo in epoca alessandrina, a cui appartiene probabilmente il gruppo scultoreo dell'Acoronte, e poi più avanti, durante l'epoca della decadenza dell'Impero Romano. Vi ho fatto più volte in altre lezioni l'esempio della statuaria romana del III-IV secolo, in cui le persone appaiono, dopo Cristo, in cui le persone appaiono chiaramente angosciate, ampiamente sofferenti. Imperatori sì, ma pervasi d'angoscia, da dolore, da sofferenza. Il Laocoonte, il gruppo dell'Laocoonte, che probabilmente stava in un complesso termale romano, è una rappresentazione innovativa del dolore dell'essere umano, no? E pare che abbia, tra le altre cose, dopo il suo ritrovamento, interessato molto Michelangelo nel suo lavoro di rappresentazione della fisicità. Questa espressione deformata del dolore del sacerdote che vede i suoi figli dilaniati dal serpente marino è un qualche cosa che segna in un certo senso la fine dell'età classica come rappresentazione del corpo. Una scultura di età classica non ha una rappresentazione del dolore così evidente, così deformante, chiamiamola in questo modo. Un altro classico è il Galata Muovente, che vi ho fatto vedere tante volte. Galata muore, ma muore con molta compostezza, senza essere travolto dal dolore della fine. Con la crisi del mondo romano nel III secolo d.C., vi ho detto altre volte, cambia la rappresentazione del corpo e soprattutto cambia la rappresentazione del dolore. Persino le persone importanti possono essere raffigurate attraversate dall'angoscia. L'imperatore stesso, a partire da Costantino circa, cerca di non essere più coinvolto in questa rappresentazione, e la statuaria imperiale romana del IV secolo è ad esempio fatta da
da imperatori che guardano con i loro occhi una realtà ultraterrena che non c'è, come se fossero non toccati dal dolore dei propri simili. E non abbiamo quasi nulla invece che rappresenti il dolore dei propri simili in questo periodo storico, anche se sappiamo che il IV secolo è ad esempio un momento particolarmente violento, particolarmente attraversato da sangue e crudeltà. Con il Medioevo cristiano cambia la rappresentazione del dolore. Il fatto stesso che Cristo muoia sulla croce, quindi assuma su di sé la sofferenza dell'uomo e sia attraverso il dolore e la morte che riscatti la presenza dell'umanità, fa sì che rappresentare il dolore sia un qualche cosa di lecito e assolutamente permesso. E lo vediamo già dalle primissime rappresentazioni dell'arte paleocristiana. Ad esempio, il portale di legno di Santa Sabina, che c'è a Roma, che è dell'inizio del V secolo, è una delle rappresentazioni cristiane più antiche che abbiamo ed è una crocifissione. Per la cultura classica, rappresentare la crocifissione, rappresentare la morte del Cristo in croce, che ricordiamoci, era un supplizio infamante, perché essere condannati alla croce era un supplizio che riguardava fondamentalmente ladri, assassini, persone spregevoli. È un qualche cosa che cambia completamente la rappresentazione del dolore. Per il cristiano il dolore è una componente dell'esistenza che non bisogna più fuggire, come per l'ideologia pagana che inseguiva il piacere e il godersi di momenti piacevoli della vita in attesa della morte, dopo la quale non si sapeva bene che cosa succedesse, no? Perché sapete che i pagani non avevano un paradiso, non avevano una ricompensa post mortem, avevano un qualche cosa di non ben definito, questi campi Elisi, questa atarassia, questa mancanza di dolore nell'Ade per i giusti, però comunque non c'era un premio nell'aldilà. Il cristiano che si aspetta un premio nell'aldilà può benissimo soffrire nell'aldiquà. E questa è la concezione ideologica completamente differente. Mi ricordo tanti anni fa che entrai da giovane medico in un ospedale milanese molto importante e nell'ascensore di questo ospedale c'era, in tutti gli ascensori di questo grande ospedale, c'era un bel quadretto su cui c'era scritto testualmente: questo il luogo è il luogo dove si celebra il rito della divina sofferenza. Questo è quanto di più ideologicamente cristiano antico ci sia. Perché è proprio oggi si fa fatica, non so se oggi avrebbero ancora il coraggio di mettere un quadretto del genere in ascensore, perché attribuire alla sofferenza una connotazione di tipo salvifico riguarda fondamentalmente i credenti. Chi non ci crede ha dei problemi a trovare una giustificazione al proprio dolore di tipo salvifico. Si chiede perché, come molti malati che pur giovani sono affetti da malattie molto, molto gravi, e si chiedono perché è successo a me, perché mi capita a me. Abbiamo un'altra concezione ideologica ben delineata da un papa e santo del VI secolo che è San Gregorio Magno, il quale si trova a vivere in uno dei momenti più tenebrosi e di distruzione della vita materiale del Medioevo, dell'inizio del Medioevo. L'Italia è distrutta dalle guerre gotiche, sono appena arrivati i Longobardi e lui scrive nei suoi dialoghi con i consigli di come affrontare le difficoltà della vita, e tra i suoi dialoghi troviamo queste ammonizioni per gli infermi, in cui fondamentalmente Gregorio Magno dice che chi sopporta con forza la propria malattia sarà poi redento e salvato nell'aldilà, perché l'esempio che deve seguire è quello di Cristo, che è stato crocifisso, che ha sofferto e poi è risorto. Ricordiamoci sempre che per l'ideologia cristiana medievale la morte corrispondeva alla nuova nascita, alla nuova vita, alla vera vita, perché era la vita eterna, non era più
una vita sottoposta alle angherie dei potenti o alle limitazioni funzionali alimentari del Medioevo, insomma, alla fame, al freddo, eccetera, eccetera. La morte era una liberazione. In questo senso, quando una persona moriva, veniva circondata dall'affetto di chi gli stava vicino e non dalla fuga, come avviene oggi, in cui la morte viene confinata all'interno di strutture idonee che sono gli ospedali, dove di fatto la morte viene marginalizzata e poi lo vedremo, no? È tenuta separata dal contesto dei viventi, perché i viventi non ne abbiano a male, non si spaventino. Il dolore veniva condiviso insieme alla morte con tutti. In fondo, vivere in una realtà di miseria, dove più del 40% delle persone erano povere, poverissime, non era il massimo, meglio morire, verrebbe da dire in molte circostanze. Ecco. L'ammonizione del clero, del cristiano, era appunto questa, di farsene una ragione e di andare avanti nella brevità della vita. Per tutto il Medioevo questa è la visione ideologica di fondo, no? Essere vivi vuol dire essere malati, nel senso che si soffre, si sta al mondo per soffrire, ma c'è il Cristo, che è il nostro medico celeste, che è morto sulla croce. E la rappresentazione del cristologica della morte in croce è antichissima. Vedete quella che ho messo qua, addirittura è di Santa Maria Antiqua a Roma, e siamo nell'VIII secolo, quindi circa nel 700 d.C., no? Un'epoca in cui sono scomparse addirittura le fonti scritte, quindi esiste praticamente solo la rappresentazione pittorica, non c'è quasi più niente di scritto. Però Cristo ci salva, perché Cristo ha sofferto come noi, e dopo aver sofferto come noi e più di noi, perché è stato addirittura crocifisso, è risorto e ci ha liberato dalla schiavitù della morte. Oggi che la nostra vita media è il triplo rispetto a quella di una persona di epoca alto medievale, abbiamo una concezione, un desiderio esistenziale che è completamente differente. E anche il dolore è diventato un qualche cosa che si può controllare il più possibile ed emarginare, no? E questa è una conquista sociale, quella odierna. Una conquista, se vogliamo, anche relativamente recente, perché la vita media all'inizio del XX secolo era inferiore ai 50 anni e adesso siamo oltre gli 80, soprattutto in alcune zone particolarmente ricche e fiorenti del mondo. Quindi nessuno vuole soffrire, anche perché ci sono i mezzi molto sofisticati per non soffrire. Non si chiede più aiuto alla divinità per non soffrire. Questa valutazione del dolore come un qualcosa di assolutamente umano, che fosse legato proprio alla nostra umanità, attraversa anche una delle cosiddette leggende medievali più diffuse, che è quella della lebbra. Ora, la lebbra è una malattia che è sempre stata circondata da timore e da emarginazione sociale. C'è il grande sacerdote Aronne che riceve il comando di emarginare dal contesto della tribù degli ebrei colui che presenti una macchia sul proprio corpo che faccia sospettare la presenza di lebbra. Anche solo essere sospettati di avere la lebbra contempla uscire dall'ambito sociale, no? Ma perché questo? Perché la lebbra aveva un esordio che durava anche alcuni anni, in cui non c'era una manifestazione di tipo fisico sul corpo, non c'erano le piaghe, non c'erano le croste, quelle cose che siamo abituati a vedere nei film o nei romanzi. Il primo sintomo della lebbra era l'anestesia cutanea, cioè la mancanza di dolore. Tanto è vero che un lebbroso poteva, ad esempio, subire un trauma oppure una ferita e non lamentarsi della ferita stessa. E questo all'interno di una struttura sociale fortemente improntata da una visione religiosa lo segnava immediatamente come soggetto da emarginare. C'è il famoso racconto di Baldovino IV, il re lebbroso di Gerusalemme, che avete visto al cinema, la cui lebbra, lui muore a 27 anni,
ma la cui lebbra viene scoperta a 12 anni perché cade da cavallo il ragazzino e si rialza senza lamentarsi. E il vescovo che ne ha la responsabilità educativa si rende conto che c'è qualcosa che non va, perché la lebbra è un microrganismo, è un microbo parente stretto di quello della tubercolosi, si chiama Mycobacterium lepre, e questo batterio distrugge le terminazioni nervose, per cui il lebbroso all'inizio della malattia non prova più dolore, magari mette un dito su una fiamma e anche se si brucia non si lamenta. La lebbra è stata tolta da una possibile visione leggendaria verso la fine del 1800, del XIX secolo, perché questo medico norvegese che si chiama Hansen, infatti gli ebrosi si chiamano anche hanseniani, scopre il bacillo della lebbra. E il bacillo della lebbra poi ha una particolarità che non è molto facile da coltivare in laboratorio, richiede delle tecniche molto particolari. Questo fa anche sì che sia per questo problema della coltivazione in laboratorio che è difficile, sia per il fatto che di lebbrosi, soprattutto nel ricco mondo occidentale, ce ne sono pochi, che i farmaci contro la lebbra non ce ne siano molti. Sostanzialmente si usano gli stessi farmaci che si usano per curare la tubercolosi. Detto questo, di lebbra si guarisce benissimo, basta semplicemente prendere gli antibiotici giusti. Però ovviamente fino a quando non sono arrivati questi antibiotici, il lebbroso è stato considerato un essere maledetto da emarginare e da tenere lontano dal corpo sociale, perché fondamentalmente non prova dolore e chi non prova dolore non fa parte della comunità umana. E ci sono delle motivazioni ancora più profonde. Ecco, vi ho riportato la frase nel Deuteronomio e il Levitico, dice: quando uno, dice Aaron, ha sulla pelle del corpo un tumore, oppure una pustola, oppure una macchia bianca che faccia sospettare una macchia di lebbra, sarà condotto dal sommo sacerdote o da qualcuno dei suoi figli fuori dal recinto, e il sacerdote, dopo averlo esaminato, dichiarerà quell'uomo immondo e l'allontanerà dal recinto del popolo. Essere lebbrosi vuol dire essere marginati, eh? Per quello il bacio del lebbroso è il massimo dello scandalo, insomma, perché vuol dire riammettere in una struttura sociale qualcuno che è considerato immondo. È un po' come vi ricordate il famoso bacio del malato di HIV tanti anni fa, no? Era quello che è successo con la lebbra negli anni 80 del Novecento, è successo molto con l'HIV, insomma, come malattia di tipo stigmatico ed emarginante. Emarginante perché? Perché i lebbrosi non sono mica persone normali. È vero, non soffrono, non provano dolore, ma hanno alcune caratteristiche che devono ben essere elencate. Allora, il lebbroso deve vestirsi in un certo modo, perché io da lontano posso vedere che è un lebbroso e posso cambiare strada, il campanello famosissimo. I lebbrosi sono costretti a vivere fuori città in comunità ben strutturate, come avviene ad esempio per i ghetti ebraici. I lebbrosi sono considerati sporchi e peccatori perché hanno queste croste, queste piaghe, e vengono equiparati agli omosessuali, agli ebrei, alle streghe, che poi quelle le bruciano, perché anche bruciare sul luogo significa mondare, pulire la società da qualcuno che è deviante. I lebbrosi erano accusati addirittura di deviazioni sessuali, il che è particolarmente ridicolo, perché se si ammalava una coppia di persone, di marito e moglie, venivano costretti i due coniugi a fare voto di castità e a non poter avere rapporti sessuali tra di loro. Quindi, alla fine della fiera, la lebbra provoca anestesia. L'anestesia è un peccato, il peccato principe che commette l'essere umano è il sesso, e il sesso è peccato. Come vedete, c'è tutto un sillogismo della maledizione che serve all'emarginazione. Quindi se soffri sei dei nostri, se hai dolore sei dei nostri, se non hai dolore sei un alieno,
se qualcosa che non riguarda il contesto sociale. Oggi direi che le cose sono un po' cambiate, ma chi ha studiato molto bene questo processo è stato il grande filosofo francese Michel Foucault, di cui non vi stancherò mai di suggerirvi di leggere quel capolavoro che è La storia della follia in età classica, che è un bel libro anche se ha circa 800 pagine, quindi è abbastanza ponderoso, che trovate facilmente in edizione economica e vi consiglio caldamente di leggere, intanto per la qualità della prosa di Foucault, per l'eleganza e l'acume delle idee che vi sono contenute. E il libro di Foucault si apre con la descrizione di una verità straordinaria. Nel XIV secolo, nel XV secolo, tra XIV e XV secolo, la lebbra sparisce dall'Europa. C'erano, secondo i calcoli studiosi, qualcosa come 10.000 lebbrosari sparpagliati in giro per l'Europa. La lebbra sparisce, ma non perché sia sparita la lebbra e sono guariti tutti. La lebbra rimane con un'intensità epidemiologica meno forte. Oggi in Italia ci sono circa un 100-150 lebbrosi. Ci sono ancora dei lebbrosari, ce n'è uno a Gioia del Colle, se ricordo bene. Ed è endemica soprattutto in determinate regioni del mondo come l'America Latina e l'India, ma legata sostanzialmente alla povertà. Ci dice Foucault: la lebbra sparisce ed è sostituita dalla follia. Mentre nei secoli precedenti il folle era guardato con una certa benevolenza, un po' perché moriva relativamente prima perché non aveva delle grandi difese di tipo sociale, un po' perché il folle si considerava avere un rapporto privilegiato con Dio, con l'inizio di una società moderna basata sui meccanismi della produzione, il folle diventa esclusivamente un deviante e va quindi emarginalizzato. E Foucault collega la nascita del controllo della follia alla nascita dell'ospedale moderno come luogo di coercizione e di emarginazione. Il libro ovviamente non si può condensare in 3 parole, io vi invito a leggerlo, poi ci torniamo ancora sulla filosofia di Foucault, che è sicuramente straordinaria. La rappresentazione del dolore anche nell'Alto Medioevo non è qualcosa che si trova facilmente, un po' perché le persone non leggono, un po' perché i libri ce ne sono pochi, ma nei codici dei monasteri, qualche rappresentazione del dolore comunque si trova. Ricordiamoci che la medicina alto medievale in Occidente, come mi è stato chiesto la volta scorsa, è sostanzialmente una medicina di tipo monastico. Si può praticare e ci sono i mezzi per farlo soltanto all'interno dei monasteri. I grandi artisti hanno comunque sempre una visione di tipo anticipatrice sulla concezione del dolore. Abbiamo una prima rivoluzione circa all'inizio del XIV secolo con Giotto. Allora, se prendete la Cappella degli Scrovegni a Padova e la rappresentazione della morte di Cristo, noterete alcune cose che ci devono far riflettere. Intanto è scomparsa la ieraticità delle icone bizantine, no? Questa rappresentazione dei santi, delle vergini, delle madonne bizantine circondate d'oro, no? In Giotto non ci sono più. Trapela l'umanità dalla figura della rappresentazione umana. Un'umanità sofferente sia in coloro che hanno un rango di santi che circondano il Cristo morto. Ma la cosa più importante, soffrono anche gli angeli. E questo è estremamente interessante, perché nell'ingrandimento del quadro di Giotto si nota la sofferenza degli angeli, il che sottende una visione di fondo che è questa: tutti soffrono su questa terra, anche la divinità soffre perché l'angelo è disperato per la morte del Cristo. E guardate che questo è un concetto assolutamente rivoluzionario. Non si è mai visto nella letteratura, nella rappresentazione artistica, un qualche cosa del genere, no? Le icone bizantine così fisse, perfette, immutabili, eterne. Qui invece c'è la sofferenza, l'angelo che si dispera. Sotto ci sono gli esseri umani e sopra ci sono gli angeli. L'universo piange
la morte del Cristo. Ma c'è un altro artista appena posteriore a Giotto che è ancora più moderno in questa rappresentazione, che è quasi di tipo espressionistico, e che è Tommaso da San Giovanni, meglio conosciuto come Masaccio. Ora, Masaccio ha una vita brevissima perché muore di malaria a Roma, dove è stato chiamato dal Papa per compiere alcuni lavori, ha soltanto 27-28 anni. In questa crocifissione abbiamo una rappresentazione del dolore che è assolutamente rivoluzionaria, perché il personaggio che c'è sotto, probabilmente la Maddalena, non mostra nemmeno il proprio volto, ma è tutto l'atteggiamento del corpo che denota la disperazione, che denota la sofferenza. Quindi il dolore diventa qualcosa di completamente intrinseco alla rappresentazione del corpo, non c'è nemmeno più bisogno di mostrare il viso. E questo comunque in una rappresentazione cristologica che è il preludio alla salvezza, quindi al guadagno della vita eterna, è già un qualche cosa di assolutamente rivoluzionario. Non peraltro Masaccio era un genio. Purtroppo ebbe una vita molto breve, legata anche al suo stile di vita. Il Vasari dice che si chiamava Masaccio perché, lo chiamavano Masaccio perché non si curava, dice testualmente, del mangiare, del bere, del vestirsi, ma tutta la sua vita era improntata alla ricerca dell'arte sua. Quindi è come una candela che è bruciata molto violentemente e molto in fretta. Un altro quadro di Masaccio che vi faccio vedere adesso è ancora più significativo. La cacciata dal paradiso terrestre, vedete la disperazione di Adamo ed Eva che sono assolutamente stravolti dal dolore. Intanto sono nudi e manifestano la loro nudità senza alcuno schermo, nessuno gli ha mai messo le mutande come nella Cappella Sistina. Ma la deformazione del dolore è un qualcosa di estremamente moderno. Il viso di Eva potrebbe essere messo in un quadro espressionista tedesco del 1910, un quadro di Schiele, ad esempio, potrebbe avere una rappresentazione del genere. E questo è veramente rivoluzionario, ecco, veramente rivoluzionario. Già il fatto che ci sia anche guardate i piedi di Adamo come sono fuori scala, sono qualche cosa che non sono assolutamente in scala col resto del corpo, perché dovrebbe avere il 52, il 55 Adamo per avere dei piedi così grossi. Semplicemente perché io penso che sia una sottolineatura di carnalità e di fisicità che l'artista vuole dare alla sua rappresentazione. Perché mentre San Michele in alto è assolutamente fuori dal contesto, i due soggetti umani che soffrono sono carne sofferente al massimo livello della propria espressione. Come sempre gli artisti arrivano prima di tutti nella loro visione. Sempre nella geografia cristiana c'è un altro tipo di rappresentazione del dolore, è un personaggio che ha segnato secoli di rappresentazione artistica. Questo personaggio è San Sebastiano. Allora, facciamo una premessa. A parte che a Milano tutti forse conoscete la chiesa di San Sebastiano in via Torino. Allora, San Sebastiano era un militare. Era un ufficiale di una legione al tempo di Diocleziano che rimane coinvolto nella grande persecuzione contro i cristiani di Diocleziano e Galerio del 305. Per cui Sebastiano viene condannato a morte perché non intende abiurare la propria fede. E lì per lì potrebbe sembrare un martire come tutti gli altri. La rappresentazione di Sebastiano invece è sempre particolare perché nella rappresentazione del santo gioca un ruolo importantissimo il corpo. Ora, quella di Sebastiano è una lunga morte perché proprio pochi lo sanno, ma Sebastiano è stato martirizzato due volte. Ha una prima martirizzazione in cui viene legato a un palo e trafitto da molte frecce, ma miracolosamente guarisce. E quindi c'è una seconda martirizzazione in cui gli viene tagliata la testa, per cui non ci sono problemi, insomma, deve morire per forza. La rappresentazione della prima martirizzazione è quella dominante, che troviamo praticamente dappertutto. Allora, qui
Vi ho raccolto alcune rappresentazioni di Sebastiano nei secoli. La più antica che abbiamo, probabilmente, è quella che c'è a Santa Apollinare il Nuovo a Ravenna. C'è il corteo di questi martiri che hanno in mano la corona del martirio, sono circa una ventina. In fondo al corteo dei martiri c'è Cristo in trono. A circa un terzo della sfilza dei martiri c'è la rappresentazione, c'è anche il nome scritto su, di Sebastiano con la veste candida del martirio. La raffigurazione di Sebastiano cambia nel corso dei secoli, perché qui Sebastiano è vestitissimo. Già nel XV secolo, con Antonello da Messina, Sebastiano comincia a essere nudo. Quindi espone il proprio corpo alla violenza delle frecce. Guardate che Sebastiano tiene gli occhi aperti perché viene trafitto, ma sa che non morirà, perché è la prima martirizzazione. Di solito non viene spiegato, ma muore in un secondo tempo. Non si capisce perché, questo rimane un mistero della storia dell'arte, perché Antonello da Messina abbia infilato dentro la rappresentazione del martirio di Sebastiano, la quale oltretutto è elegantissima, c'è una rappresentazione prospettica tridimensionale, sofisticata, ma se andiamo a ingrandire i personaggi dello sfondo, troviamo una mamma con un bambino, una signora che porta un peso sulla testa e un ubriaco sdraiato per terra. Ora, cosa c'entrano questi con la raffigurazione di Sebastiano? L'unica spiegazione razionale è che la morte del martire, o comunque il dolore del martire, si inserisca all'interno di una visione di socialità assolutamente di tipo normale. E quindi, tenendo conto che il martire rivolge gli occhi al cielo, ci sia una estraneazione, un estraneamento legato al dolore, alla benedizione divina per il martirio, che gli permette di elevarsi dalle miserie di questo mondo. Questa è l'unica spiegazione che mi sento di poter sposare. Certo, rimane il mistero di queste rappresentazioni che probabilmente poi Antonello da Messina ha utilizzato un ingranditore, una lente di ingrandimento per poter fare qualcosa del genere. Ma Sebastiano va avanti. Il Sebastiano del Mantegna, che è di pochi anni dopo, è un culturista. È uno che sembra uscito da una palestra di fitness moderna perché ha una rappresentazione del corpo che è assolutamente perfetta su uno sfondo di rovine dell'antichità classica e due contemporanei vestiti come gentiluomini del XV secolo che osservano la scena con interesse ma tutto sommato con distacco. Anche in questo caso Sebastiano rivolge lo sguardo al cielo, che è il suo interlocutore privilegiato, come se in un certo senso, muovendosi in una zona che è a metà tra la terra e il cielo, lui riuscisse a sopportare la propria condizione. Ci sono alcune opere che è veramente difficile da interpretare, come le città che Mantegna rappresenta sullo sfondo, no? In cima a queste rocche, in cima a questi strapiombi, non si capisce bene, non hanno una rappresentazione di ritratto reale, sono opere di pura fantasia, come queste rovine cadenti, ma con un capitello corinzio perfetto, intatto, meraviglioso, fatto con una ricchezza di particolari incredibile. Andiamo avanti perché Sebastiano riserva tantissime sorprese. Un altro stravolgimento di Sebastiano è quello di Botticelli. Qui siamo nell'epoca pagana, chiamiamola così, di Botticelli, quella del circolo di Lorenzo il Magnifico, in cui Botticelli vive una specie di joie de vivre, dipinge la primavera, dipinge la nascita di Venere, e anche questo Sebastiano ha un qualche cosa di assolutamente di tipo sensuale, che con un santo non c'entra proprio niente. Poi, se notate, il Sebastiano di Botticelli non guarda in alto, guarda lo spettatore, guarda questa terra, e anche in questo caso c'è un corteo sullo sfondo, che ci vuole la lente di ingrandimento per poterlo osservare con precisione, che non si capisce bene che funzione rivesta. I carnefici non ci sono. È come se Sebastiano fosse compiaciuto del ruolo che gli è venuto
che gli è toccato e in un certo senso guarda quasi con sfida lo spettatore. Quindi vedete un'altra articolazione ancora del cosiddetto martire. Nel Veronese, che aveva questo gusto incredibile del colore, amava questi quadri enormi da un punto di vista della superficie, abbiamo una rappresentazione del secondo supplizio, che è abbastanza rara, di tipo manieristico, in cui c'è tutto meno che la decapitazione del santo, che è lì bello, vivo e vegeto, sdraiato dopo che è guarito dalle frecce. Quindi un'altra visione ancora, ma nudo, sempre nudo. Che non si capisce fondamentalmente perché lo debba essere nudo. Anche in Procaccini, qualcosa del genere, qui siamo in un manierismo che ormai sta sfumando verso il barocco e c'è anche un certo artificio, perché poi far credere anche al popolo ignorante che Sebastiano sia martirizzato dalle frecce, in realtà non è martirizzato dalle frecce, è un qualche cosa che lo porta a identificarsi col martire in modo molto più facile, no? E finiamo con il greco. Il greco addirittura è di una modernità straordinaria, dipinto per ben due volte Sebastiano, e il Sebastiano del greco ha una sensualità intrinseca che, ecco, di religioso qui dentro non c'è niente. È il greco che lavora all'interno della Spagna del re cattolicissimo Filippo II e i suoi eredi, ha qualche cosa di assolutamente sensuale, androgeno direi, quasi un inizio di transessualità, non c'entra niente col martirio. Questa ambiguità della figura di Sebastiano è stata ripresa in epoca moderna. Forse qualcuno si ricorda che negli anni 70 ci fu un film di un regista inglese, Jim Jarmusch, mi sembra che fosse, che rappresentava Sebastiano come un omosessuale condannato a morte per questo suo carattere. E la cosa è continuata. Guardate ad esempio la sensualità di questo Sebastiano che c'è nella chiesa di San Sebastiano a Roma. La chiesa di San Sebastiano è davanti alle catacombe di San Sebastiano, dove c'è Porta San Sebastiano. Io sono andato a vederla proprio da vicino. E qualcuno, qualche malevolo, dice che Giorgetti non l'ha scolpita lui, ma l'ha scolpita Bernini, che era il suo maestro, che non voleva figurare. In effetti la raffinatezza tecnica è straordinaria. Guardate le frecce di bronzo dorato infilate all'interno del corpo del santo. E diciamo il sonno un po' post-orgasmico, non tanto dolorifico di Sebastiano stesso. E allora alla fine il capo è appoggiato su una corazza romana, notate il particolare. Lì c'è un errore perché è una corazza loricata a squame, a bande, che non è tipica dell'epoca in cui è stato martirizzato Sebastiano, ma io sono un po' pignolo per cosa. Ma finiamo. Il Sebastiano moderno che viene portato in processione ed è contemporaneamente un'icona gay. E lì fondamentalmente il ruolo che gioca è quello legato alla fisicità e alla perfezione del corpo. Quindi, morale della favola, colui che dovrebbe rappresentare il dolore e attraverso il dolore il riscatto della corporeità e la salvezza, finisce alla fine per essere rigettato in una dialettica, in una logica di puro materialismo godereccio. È un ritorno circolare affascinante. Ecco, quindi anche il dolore riesce a essere strumentalizzato, se vogliamo. Non possiamo parlare del dolore senza considerare qual è la causa che provoca il dolore. E nonostante ci siano, da un punto di vista scientifico, delle cause ben determinate, almeno per quanto riguarda il corpo umano, esiste comunque una causa metamateriale che è legata al discorso sulla presenza o meno del male. Perché nessuno colloca oggi, in epoca moderna, il dolore in un ambito di tipo positivo. Il dolore è sempre un male. Nessuno desidera soffrire. Nessuno desidera il male. Sentire male per se stesso. Anche dire soffro, sento male,
è una traslitterazione fonetica. Male come azione malvagia e male come dolore provato. La parola, l'ambiguità della parola è sempre presente. Qui c'è un dialogo tra due grandi scrittori nel XIX secolo, un dialogo fondamentalmente irrisolto. Il primo autore importante è Dostoevskij. C'è un libro di Dostoevskij in cui la problematica del male viene portata e sviluppata al massimo, e che è I fratelli Karamazov. Nei fratelli Karamazov assistiamo a un dialogo importantissimo da un punto di vista concettuale tra due fratelli. C'è il fratello maggiore che si chiama Ivan, che è un filosofo materialista e nichilista, che progetta di fare un attentato per uccidere lo zar ed è convinto che l'uomo sia padrone del proprio destino e sia in grado di salvarsi da solo. L'altro fratello, che è invece un giovane pope, un giovane prete ortodosso e che si chiama Alyosha, crede nella grazia, crede nella benedizione divina ed e pensa che l'uomo sia in grado, attraverso l'amore di Dio, ad esempio del Vangelo, di liberarsi dal male. A un certo punto, quando Ivan, il materialista, viene messo alle strette, attacca il fratello religioso con quel famoso dialogo legato alla morte dell'innocente. Dice: il giornale riporta la morte di questo bambino di 8 anni che è stato sbranato da un cane rabbioso. Ora tu mi devi dire quale colpa possa avere un bambino di 8 anni per essere stato sbranato da un cane. Perché debba aver dovuto provare morte e dolore in questa misura così enorme un essere innocente? Ecco, Dostoevskij non risponde fino in fondo a questa cosa, perché pur essendosi convertito al cristianesimo, la visione esistenziale di Dostoevskij rimane fondamentalmente di tipo aperto, e forse per questo che Dostoevskij è ancora estremamente moderno. Negli stessi anni di uscita dei Karamazov, l'altro grande protagonista della letteratura russa, che è Tolstoi, scrive un qualche cosa che è un po' la risposta ideologica ai Karamazov. Mentre Dostoevskij ci dice che accettare il dolore anche in quello ingiusto vuol dire riscattare il significato della propria esistenza attraverso la sofferenza, e se non si perde la fede diventa la prova più difficile da superare, ma anche quella l'unica che possa riscattare la miseria dell'essere umano, Tolstoi ha un'altra visione che ebbe un enorme successo popolare. E questa visione, più che nei romanzi di Tolstoi, la troviamo in un piccolo racconto di cui adesso vi parlerò. Ecco, ho messo questa frase dei Karamazov di Dostoevskij che è particolarmente significativa. Scrive Dostoevskij: ciascuno di noi è colpevole di tutto e per tutti sulla terra, questo è un fatto indubbio, non solo a causa della colpa comune originaria, cioè del peccato di Adamo ed Eva, ma ciascuno individualmente e per tutti gli uomini, per ogni uomo sulla terra. Quindi gli esseri umani vivono gravati da questa colpa che grava su di loro fin dall'inizio del tempo che li è riguardato. E questo è un handicap esistenziale che ci perseguita per tutta la vita, di cui non abbiamo risposta. Quindi il dolore fisico non è che la minore espressione del dolore morale, che è molto più profondo ed non è assolutamente eludibile. Ora, come si esce da questa terribile gabbia esistenziale che ha costruito Dostoevskij? Allora, Tolstoi ci provò con un piccolo racconto, un'ottantina di pagine circa, del 1882. Il titolo del racconto, che penso troviate abbastanza facilmente anche su internet, insomma, da leggere, è Che cosa fa vivere gli uomini. Il racconto ebbe un successo di pubblico straordinario nella Russia di quegli anni, tanto è vero che fu stampato in circa 2 milioni di copie. Lo stesso Tolstoi, affascinato da questo successo, anche gratificato, fece stampare a sue spese molte migliaia di copie. Il racconto è un classico della filosofia di Tolstoi.
ed è fondamentalmente un inno di fede per la provvidenza. Il racconto narra di un angelo decaduto e condannato da Dio a vivere tra gli uomini perché ha dubitato della provvidenza divina. Si è rifiutato di prendere la vita di una giovane mamma e di lasciare orfana la sua figlia, la sua bambina. E Dio, dal momento che lui si è rifiutato di compiere questo gesto che Dio gli aveva ordinato, lo condanna a vivere come un uomo povero e semplice in mezzo agli uomini fino a quando non avrebbe compreso qual è il dato di salvezza dell'umanità. E il dato di salvezza dell'umanità è per l'angelo, consiste per l'angelo di essere accolto nella casa di un povero ciabattino, sfamato, rivestito, fino a diventare lui stesso un bravo artigiano e a rendere felice la famiglia del ciabattino e a rendersi conto che ha ricevuto questa carità, questo amore incondizionato, perché la provvidenza di Dio non si può, come si può dire, strutturare, non si può giudicare. È un qualcosa che bisogna prendere per com'è. L'importante è non perderne la fiducia. Certo, determinate situazioni storiche, pensare che esista una provvidenza di Dio diventa molto difficile. Comunque, il racconto, che è splendido, soprattutto da leggere, direi che è una sinfonia letteraria assolutamente imperdibile, lascia con molta speranza, ecco, lascia assolutamente con molta speranza. E questo è un po' la bilancia, che esiste nelle due opposte interpretazioni del male nel grande romanzo russo dell'Ottocento. La cosa veniva da lontano, perché la presenza del male è un qualche cosa che si fa fatica a giustificare nella vita dell'uomo, no? Il problema di fondo è questo: se tutto deriva da Dio, dal Dio dell'Antico Testamento, come fa Dio a praticare il male se è infinito amore, se ama la sua creatura che è l'uomo? Se tutto è attribuito a Dio, come fa Dio a essere l'attore in prima persona del dolore e della morte? Questa è una domanda a cui era difficile rispondere. Quello che inventa la religione ebraica è il principio della cosiddetta giustizia retributiva. Cosa vuol dire? Che se ti comporti bene, quando ero piccolino che andavo a catechismo funzionava molto anche nella Chiesa cattolica, oggi ne sento parlare di meno. La giustizia retributiva in fondo ti dice: se tu ti comporti bene durante la tua vita sarai premiato e andrai in paradiso, se ti comporti male andrai all'inferno. Ora, a parte che l'idea dell'inferno pare sia stata qualcosa di relativamente recente nella storia del cristianesimo, e di fatto la giustizia retributiva serve un po' a salvare capre e cavoli, perché permette di pensare un Dio che conceda l'esistenza del male, perché se è infinita bontà, come può permettere Dio che esista il male? Domanda retorica, no? Come può permettere la strage degli innocenti, che Erode comanda di uccidere tutti i bambini fino ai 3 anni di età, per essere sicuro di non avere il Messia che gli porti via il regno, no? Quindi per colpirne uno ne uccide migliaia, la strage degli innocenti. Male assoluto, no? Che male avevano fatto quei bambini? Il bambino dilaniato dal cane di Dostoevskij, che male aveva fatto? Ci sono tanti che nella vita di tutti i giorni, incidente stradale, quel povero bambino che qualche mese fa è stato ucciso in quell'incidente stradale a Roma, da quello sciagurato che correva con la macchina lungo il viale, no? Che colpa aveva quel bambino di 5 anni? Praticamente nulla, era innocente. E allora come giustifichiamo tutto questo? Allora la Bibbia interpreta questo fatto come una punizione legata alla giustizia retributiva. Ma diventa ancora più sofisticata, perché dice che in un certo senso la volontà di Dio si sviluppa su due piani: nella morte, che riguarda la morte dell'anima, che riguarda colui che si è comportato male a lungo, ma anche in una morte temporanea che è legata alla malattia. Il Siracide, che è un testo
didascalico importante della Bibbia, dice chi pecca contro il proprio creatore cade nelle mani del medico. Quindi il medico diventa paradossalmente l'esecutore materiale di un volere negativo per conto di Dio, no? Non giunge al giusto alcun malanno, gli empi invece sono pieni di male. E su questo ci sarebbe molto da discutere, perché abbiamo l'esempio di tantissime persone non proprio di specchiata bontà che vivono magari molto, molto a lungo. E allora come la giustifichiamo questa cosa? Sempre Siracide dice: ascoltami, figlio, non disprezzarmi, alla fine troverai vere le mie parole. Se sei diligente in tutte le tue opere, la malattia non ti avvicinerà. E purtroppo non è così, è una definizione che va un po' stretta. E nella Bibbia stessa c'è un qualche cosa che è un grosso scandalo, che ha fatto discutere, accapigliare per secoli i teologi, ma teologi importanti. Penso ad esempio al cardinale Martini, che sul problema di Giobbe ci ha scritto tantissimo. Allora, l'episodio di Giobbe è un qualche cosa che è una provocazione intellettuale di estrema gravità, di estrema profondità. Perché il male, il dolore colpiscono anche una persona assolutamente integerrima, come Giobbe. E la cosa è estremamente complessa, perché dice nel libro di Giobbe, la Bibbia racconta che Satana si rivolge a Dio e gli dice: nella terra di Israele c'è quest'uomo buono, caritatevole, che però sembra che viva senza avere timore di te. Tu Dio gli hai dato tutto e lui sembra che viva sereno e tranquillo senza alcuna paura. E Dio dice a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe, che è senza pari su tutta la terra. Lui è un uomo integro e retto, teme Dio ed è lontano dal male. E Satana provoca Dio e gli dice: forse che Giobbe ti teme per nulla? E qui Dio non dovrebbe cadere nella provocazione, scusate, è una roba che mi sono sempre chiesto, perché Dio a un certo punto dice: va bene, tentalo, non ucciderlo, ma puoi tentarlo con tutto quello che rientra nei tuoi poteri, no? Quello che lui possiede, cioè le sue ricchezze, i suoi beni sono in tuo potere, gli dice Dio al diavolo. Ma non stendere la mano su di lui. Satana si allontana da Dio e inizia a praticare il male nei confronti dell'uomo più buono e più giusto di tutti i tempi. Ora, la problematica che è sottesa al libro di Giobbe è infinita, no? Perché la giustificazione del perché anche la persona buona debba soffrire è un qualche cosa di cui non esiste una spiegazione razionale, ma d'altronde non esiste una spiegazione razionale nemmeno su perché debba soffrire una persona malvagia. Siamo noi, semmai, che abbiamo nell'interno della nostra coscienza quella caduta, quel tentativo di giustificazione che è legato, ben gli sta, no? A tizio che era cattivo, è successo, ben gli sta. Siamo portati a identificarci in un certo senso con un Satana in sedicesimo, no? Ben gli sta che sia stato punito. Allora, cosa succede a Giobbe? I suoi figli e le sue figlie vengono uccisi da una tempesta, i suoi buoi e i suoi armenti sparpagliati, i suoi campi devastati. In più il povero Giobbe si ammala anche di una grave malattia e si riduce a chiedere l'elemosina lungo le strade e nonostante questo Giobbe cade a terra, si prostra nei confronti di Dio e dice: nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, ne sia benedetto il nome. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Allora, è Dostoevskij, eh? È assolutamente Dostoevskij. A questo punto, visto che Satana non è riuscito a portare in tentazione Giobbe, si deve dichiarare sconfitto e Dio gli restituirà tutto quello
che Giobbe ha perso. Allora, come la interpretiamo comunque questa cosa? La possiamo ad esempio interpretare in modo moderno come il simbolo di una grande distanza tra Dio e l'uomo. Un po' il vecchio proverbio, l'uomo propone, Dio dispone, insomma. Noi uomini siamo tentati a interpretare, se ci crediamo, no? Perché oggi la maggior parte delle persone sono atee, non sono credenti, quindi non si pongono nemmeno questo problema. Però siamo portati a interpretare l'esistenza di Dio come qualcosa di molto lontano dalla nostra realtà concreta di tutti i giorni. Quindi il trade union tra Dio e l'uomo finisce col diventare il dolore. E come tu superi e riesci a gestire il proprio dolore è il modo con cui riesci ad accettare o meno la presenza di un Dio benevolo. Scusi professore, nei Fratelli Karamazov, mi sembra che venga proprio ripreso questo passaggio, per carità, l'episodio veramente complicato di Giobbe, perché ci sono anche la stratificazione di diversi livelli del racconto, però viene ripreso in particolare quel finale in cui a Giobbe vengono restituiti i figli e le figlie. Ma sono diversi da quelli che aveva inizialmente. Ecco. Questo aspetto viene ripreso da Dostoevskij in modo critico, perché effettivamente se a me tolgono dei figli, io poi voglio i miei figli, non altri figli. Lei, che vedo che ha una cultura enorme, è riuscito a dare una spiegazione di questo aspetto? Cioè, è semplicemente basato sul fatto che la cultura di quei tempi era diversa dalla nostra. Però non mi pare, perché poi nella Bibbia si fa a volte riferimento proprio alla relazione diretta che uno ha col figlio. Se l'è spiegato questo aspetto o è del tutto casuale? No, casuale non penso. Penso che fondamentalmente sia legato al fatto che Dostoevskij era un pessimista cosmico. Era un personaggio difficile da accontentare, su cui il male gravava come una struttura del tutto ineliminabile. Quindi lui identifica persino nella bontà di Dio un qualche cosa di difettoso. Come se in un certo senso il male fosse un qualche cosa di così grande, cosmicamente devastante, con cui anche Dio doveva in un certo senso venire a patti, perché non gli può ridare i figli identici, è ovvio, sono morti. E allora Capito. me la spiego molto con l'atto proprio caratteriale di Dostoevskij, perché in Tolstoi invece, se lei prende quel racconto che gli ho citato, che è la stessa cosa, no? Però lì la provvidenza divina è come una scatola di ingranaggi che alla fine tornano tutti allo stesso posto e si spiega perché l'angelo faceva bene a uccidere la madre e a portargli via l'anima, perché Dio aveva visto molto più lontano degli uomini e anche dell'angelo. Dostoevskij è molto più pessimista, non si sfugge da questa angustia, come si può dire, escatologica, un'angustia proprio escatologica, una sofferenza escatologica totale. Noi siamo tutti colpevoli. Certo, sì, effettivamente leggendo il libro di Giobbe sembra quasi che il Satana sia al pari grado di Dio o comunque tale da riuscire a portarlo in questa scommessa che ha molto di un atto di bullismo ante litteram, ecco, in un certo senso. E certo, Dio si fa tentare, è un qualche cosa che è devastante questo fatto qua. Dio dovrebbe essere al di là di ogni interpretazione di tipo umano, quindi come permette, può permettere a Satana di tentare l'uomo. Ma ricordiamoci cosa dice Cristo nel deserto, non tenterai il Signore Dio tuo, dice Satana, quando lo porta sulla roccia e dice, adorami che ti darò tutti i regni di questa terra. E Cristo si volta indietro e dice, è scritto che non tenterai il Signore Dio tuo. In Giobbe non c'è la stessa cosa. Io ovviamente Grazie. non me la so spiegare. Nel caso di Dostoevskij lo vedo come un pessimismo assolutamente difficile da sradicare e legato anche un po' all'esistenza dell'uomo di Dostoevskij, particolarmente elaborata, complessa, sofferente, eccetera, eccetera. Certamente i problemi che questa interpretazione del libro di Giobbe pone sono colossali e non penso si riescono nemmeno a risolvere completamente, anche se teologi molto più intelligenti e in gamba di
di chi vi parla, hanno impiegato anni di lavoro e di riflessione, come il Cardinale Martini, che era un biblista tra i maggiori, del mondo, insomma, ecco. È difficile, ecco. Però il senso di fondo, per tornare un po' a noi, che poi non ce ne siamo mai allontanati, la ringrazio della domanda, è perché Dio permette che il male possa colpire una persona buona, una persona giusta. Questo è il senso oscuro della vita, se vogliamo. Allora, da un punto di vista teologico e filosofico, ci sono due risposte, perché la risposta va data a questo, no? Perché c'è quella benedetta bambina col cappottino rosso in Schindler's List di Spielberg? Perché dietro c'è l'orrore dell'Olocausto e davanti c'è la bambina con il cappottino rosso, la quale tra l'altro in una scena posteriori di questa finirà su un carro di morti anche lei. Anche l'innocenza, anche il cappottino rosso muore. Perché? Io personalmente, che ho studiato a lungo, voi lo sapete, il nazismo e la sua ideologia, non riesco a trovarne una giustificazione soltanto di tipo razionale. Allora andiamo un po' a vedere, qui vi porto due esempi, sono limitati, ci possono essere sicuramente altre valutazioni. Il primo è l'idea di un grande teologo svizzero del Novecento, che è Karl Barth. Questo Karl Barth era molto amico di Paolo VI ed è uno dei pilastri ideologici del Concilio Vaticano II. Karl Barth, tra l'altro, è l'autore di un commento alle Epistole ai Romani molto, molto bello, molto importante, interpreta il problema di Giove, del male che colpisce un innocente, quindi se vogliamo anche del peso distruttivo di cose come il nazismo o il comunismo staliniano, come un senso di teologia negativa, chiama lui, la teologia negativa. La frase portante di Barthes è: Dio è qualcosa che è totalmente altro rispetto all'uomo, al mondo, alla storia e al tempo. Quindi l'uomo si illude di poter costringere Dio nelle coordinate del pensiero che gli sono proprie, ma in realtà Dio è qualcosa di indedicibile, che ci lascia completa libertà e a cui noi non possiamo trovare una risposta con le nostre forze. Ma soltanto attraverso la fede possiamo, dice Barth, compiere questo salto che è molto risente, secondo me, anche molto la filosofia esistenzialista cristiana della dopoguerra, del Novecento, no? Del secondo dopoguerra. Soltanto attraverso la fede possiamo superare questo canyon, questa difficoltà di non poter capire Dio, perché Dio non lo possiamo capire. Questa interpretazione razionale di Dio, dice Barth, non è possibile. E quando possiamo magari arrivarci vicino? Quando soffriamo? Quando naufraghiamo, il termine naufragio è estremamente indicativo perché viene utilizzato da un altro grandissimo filosofo del Novecento che è Karl Jaspers. Ora, Jaspers è ricordato sui libri di filosofia fondamentalmente come un ispiratore dell'esistenzialismo. Jaspers era un medico, era uno psichiatra e ha elaborato tutta una filosofia del naufragio che poi ha utilizzato sapientemente per spiegare il problema della colpa durante il periodo della Germania nazista. Allora ci dice fondamentalmente Jaspers che l'uomo ha la necessità di naufragare, cioè gli esseri umani hanno il bisogno di incorrere periodicamente in fallimenti, perché soltanto attraverso il fallimento che il nostro essere percepisce la giustezza e la necessità del cambiamento, del divenire. Ovviamente non sempre ce ne si può rendere conto, ma la grandezza del naufragio è quella che, diceva Barth, permette di riconoscere l'uomo come qualcosa di assolutamente differente da Dio. Noi uomini fragili tentiamo di ridurre Dio a nostro uso e consumo e dimensione. E il pensiero di Jaspers in questo è molto sofisticato. Ecco, vorrei leggervi questo passaggio
di Jaspers, che è particolarmente illuminante secondo me, e ci dice: insensibile, né benevolo né spietato, sottomesso a delle leggi rigorose oppure affidato al caso, il mondo non conosce se stesso. Non lo si può capire il mondo perché si presenta in modo impersonale. Se lo si riesce a chiarire in qualche particolare, resta comunque incomprensibile nella propria totalità. Ciò non toglie che io, uomo, conosca il mondo anche in un altro modo, un modo che me lo rende come simile e che mi consente di sentirmi dentro il mondo a casa mia, al sicuro, no? Questa necessità che ho di ordinare tutto secondo gli strumenti della mia ragione. Mi è familiare il mondo nelle piccole cose e in quelle che mi sono presenti, mentre mi affascina nella sua grandezza, nella sua differenziazione. La sua vicinanza mi disarma, ma la sua lontananza mi attira. Non segue i sentieri che mi aspetto, ma anche quando mi sorprende con insospettate realizzazioni oppure inconcepibili fallimenti, alla fine io uomo conservo, anche nel naufragio delle mie volontà, una indefettibile fiducia in esso. Quindi ci dice Jaspers: noi siamo condannati a muoverci in un mondo limitato che interpretiamo e valutiamo a nostra misura, un mondo in cui andremo incontro a continui fallimenti, ma con la consapevolezza che è proprio da questi fallimenti che possiamo ricostruire altre realtà. È un po' la sfida esistenziale, no? Se volete un personaggio che lo interpreta benissimo, è il dottore della peste di Camus. Se avete presente la peste di Camus, immaginatevi il dottore che osserva la pestilenza che si diffonde per le strade di Orano, della città, e pensa: sì, è vero, c'è la pestilenza, c'è la morte, il male è diffuso a piene mani, ma si fermerà. E l'importante, pensa Rieu, è fare bene il proprio mestiere. Quindi essere uomini fino in fondo. Di più non è possibile. Questa è proprio la più pura e positiva delle filosofie esistenzialiste. Lo stesso Camus poi non era così positivo come nella Peste, perché nel primo romanzo, Lo straniero, lui racconta di un uomo sbandato che uccide forse qualcuno sulla spiaggia e viene condannato a morte e non si sa nemmeno spiegare perché va al patibolo, insomma. Ma il dottore Rie, che è il secondo personaggio, è come il Sisifo di Camus, un uomo che accetta di spingere il masso in cima alla montagna anche se sa che cadrà, perché nella spinta del masso sulla cima della montagna lui giustifica la propria esistenza contro questi dei che lo hanno condannato a un destino ingiusto. E se vogliamo, è solo ancora il discorso della nobiltà d'animo dell'uomo che può acquistare solo attraverso la fede. Puro esistenzialismo. Secondo me ci sarebbe da recuperare un po' l'esistenzialismo come filosofia per lo smarrimento contemporaneo, eh. Sono pensatori e scrittori che andrebbero sicuramente rivalutati. Un'altra parte di Jaspers che io ho sempre amato è il suo discorso sulla scienza. Un po' per il discorso epistemologico che vi facevo sulla medicina. Dice Jaspers: la scienza, lui si rifà ancora alla vecchia problematica di Parmenide, no? Ricordate questo filosofo del VI secolo a.C. che, a differenza dei suoi contemporanei che pensavano che l'acqua, il fuoco, la terra fossero l'origine di tutte cose, lui incentra la sua attenzione sull'idea dell'essere, di questa realtà trascendente che attraversa ogni cosa. E Jaspers ci dice che la scienza dell'uomo, essendo un procedimento esclusivamente razionale, non è capace di arrivare a una vera e propria soluzione dei problemi, perché avrà sempre una soluzione di tipo materiale, non arriverà mai all'essere, al qualche cosa che spiega il tutto che c'è dietro. E anzi, l'affidarsi completamente alla scienza come capace di ogni soluzione, e il discorso in questo è estremamente attuale, no? Pensate a tanti profeti di scientificità che si affollano sugli schermi televisivi, che ci forniscono un imbonimento sulla scienza come salvezza dell'uomo moderno. E Jaspers ci dice: no, dice, così parla Yahweh, ci cita Geremia: io demolisco ciò che ho edificato,
e sradico ciò che ho piantato, così per tutta la terra, dice il Dio di Geremia. E tu, uomo, stai cercando delle grandi cose per te, non cercarle, poiché io ti manderò la sventura sul tuo capo e su ogni uomo. Quindi l'uomo si illude di poter trovare una soluzione con la propria intelligenza, le proprie mani, ma non la può trovare perché non è capace di rendersi conto che esiste un piano di lettura del mondo che è basato sull'essere, sul trascendente, e che è un mistero, e questa è la soluzione di fondo. Questo discorso filosofico Jaspers lo utilizza fondamentalmente nelle conferenze sulla colpa della Germania, quando nel 1946 viene chiamato a tenere una serie di conferenze sul perché i tedeschi hanno aderito così entusiasticamente al nazismo. Lui parla proprio di questa fiducia cieca dell'uomo tedesco nella capacità razionale, che poi deriva proprio dalla filosofia idealistica tedesca dell'Ottocento, di costruire un mondo a propria misura in cui Dio non abbia più posto, no? Molti nazisti non erano, anzi, i grandi ideologi nazisti come Rosenberg e lo stesso Himmler erano fondamentalmente dei neopagani. E Jaspers utilizza questo discorso per tentare di spiegare, secondo me ci riesce anche bene, la colpa della Germania. Negli stessi anni in cui la Germania si consegnava armi e bagagli al nazismo, nel carcere di Flossenbürg languiva una grande figura intellettuale, che è il pastore luterano Dietrich Bonhoeffer, un uomo di un'enorme spiritualità, che viene condannato per ordine diretto di Hitler in persona, pochi giorni prima della guerra, a essere ucciso in carcere. Racconta i testimoni che anche il carnefice piangeva mentre impiccava Bonhoeffer. Bonhoeffer è importante perché riprende in un certo senso quello che dice Jaspers. La fede, dice Bonhoeffer, in Dio giustifica la mia esistenza. E il fatto che io abbia reso testimonianza contro l'orrore del nazismo non mi ha reso corresponsabile e complice del male. Perché se io vedo il male, dice Bonhoeffer, e non faccio nulla, sono come uno che vede un'automobile che investe degli innocenti e non faccio nulla per fermare il guidatore. Quindi il silenzio davanti al male, la lezione di Bonhoeffer è questa, è il male esso stesso. Bonhoeffer è così grande che anche oggi i cattolici non possono che misurarsi con loro, tenendo conto che poveretto è morto soltanto a 39 anni. Ecco. E anche lui tocca il tema del naufragio, guarda caso, dice, comprendere nell'ora della tempesta del naufragio, comprendere che siamo molto più vicini a Dio proprio perché stiamo naufragando. E quando tutte le nostre sicurezze crollano, allora ci rendiamo conto che è soltanto attraverso la comunanza con l'essere, per dirlo con Jaspers, che troviamo il senso della nostra esistenza. Quindi il naufragio è l'unica possibilità di giustificare la propria esistenza. Se vogliamo, è un'interpretazione filosofica moderna dell'antica profezia cristiana del dolore come giustificazione e salvezza cristologica dell'uomo, dei primi cristiani, che andavano al martirio proprio perché era soltanto un passaggio, come dice Sant'Agostino, la morte non esiste, e aprire una porta e entrare in un'altra stanza. Allora a questo punto tutto il discorso sul dolore, sulla sofferenza, sulla inspiegabilità è un qualcosa che diventa più spiegabile. Anche se poi c'è il salto nel buio, la porta. Poi bisognerebbe dire quanti hanno il coraggio di affrontare questi argomenti con una persona sofferente, eh? Che viene da un mondo di materialismo dominante in cui si tende proprio a saltare queste cose, no? Pensate soltanto a quello che è successo durante il Covid, di totale scotomizzazione, lo dico sempre, di totale scotomizzazione, cancellazione della morte. Probabilmente avremmo resistito meglio all'epidemia, la gente se ne sarebbe fatta una ragione, ma non c'era nessuna guida spirituale
in questo, c'erano soltanto gli esperti che ogni sera dibattevano se fosse meglio mettersi la mascherina o lavarsi le mani. E tu affronti un'epidemia che provoca milioni di morti con i consigli su come lavarti le mani? Preferirei Bonhoeffer, francamente, o Jaspers, ma alla Rai Radio Televisione Italiana non so quanti ce ne siano. Ecco, questa è la frase famosa di Bonhoeffer che vi ho citato prima. Stare zitti davanti al male e diventare parte di questo male. Finiamo perché siamo alla fine. Esiste l'altro versante del modo di affrontare il male e il dolore negli esseri umani, che è la solidarietà. Di questo ne abbiamo una grande testimonianza in un grande poeta e filosofo, perché oggi forse la parte filosofica di Leopardi è quella che anche a livello europeo viene considerata come la più importante, che è appunto Leopardi. Tutti voi ricordate la Ginestra, in cui l'uomo indifeso davanti all'eruzione del vulcano che distrugge ogni cosa, resiste al male e alla distruzione come la lumile ginestra che si abbarbica nelle rocce vulcaniche. Perché, dice Leopardi, le sorti dell'uomo non sono né magnifiche né progressive, no? Sono un qualche cosa che ce la dobbiamo giocare tutti i giorni. Ma la soluzione di tutto questo, Leopardi ce la dà in un altro libro che è un capolavoro. Sapete che Leopardi stesso diceva che il suo libro migliore non erano le poesie, erano le operette morali. Se non le avete lette o non le avete lette da tanto tempo, vi direi di prenderle in mano, perché le operette morali sono un'autentica miniera di filosofia, di una profondità straordinaria. Nelle tante bellissime operette morali ce n'è una che lascia proprio il segno, e che è il dialogo tra la natura e un islandese. Adesso non abbiamo il tempo di leggerlo tutto, però ve lo riassumo perché il concetto è molto simile a quello che vi ho detto fino adesso. In questa terra desolata, un islandese che è un esploratore incontra la natura. La natura è una donna alta, severa, che domina col suo sguardo tutta la pianura. E una volta che lui si imbatte nella natura, questo esploratore islandese che ha visto uomini, genti e cose in tutto il mondo, si sente di rivolgere alcune domande. E tra le domande, la più importante che lui gli rivolge, e gli dice: perché tu ci percuoti, ci laceri, ci offendi, ci perseguiti? Sei il nostro carnefice, sei il carnefice della tua stessa famiglia, perché noi esseri umani facciamo parte di te, del tuo sangue e delle tue viscere. E la natura, che in Leopardi non è affatto benevola, cosa di cui sono assolutamente convinto, una, secondo me, dei maggiori simboli della perdita di coordinate filosofiche del nostro mondo tempo, è la divinizzazione della natura. La divinizzazione della natura non è buona, né buona né cattiva, è quello che è. Invece, sapete, la pubblicità è naturale, è biologico, no? C'è questa mitizzazione della natura come un qualche cosa di buono. Gli risponde la natura: quando io vi offendo a voi uomini, in qualunque modo e con qualunque mezzo, non me ne accorgo nemmeno, se non rare volte. E in ogni caso, anche se mi avvenisse di distruggere completamente la specie umana, io non me ne accorgerei nemmeno. Quindi, uomo, tu non puoi ridurre la mia potenza, il mio potere, alle tue coordinate. E nella finale del dialogo, la natura evoca due leoni spelacchiati, nemmeno in buona salute, che si mangiano l'islandese. Che sta a testimoniare l'incapacità dell'uomo di cambiare le cose pensando di venire a patti con la divinità. La filosofia di Leopardi è quella appunto che gli uomini, se si riuniscono tra di loro e cooperano, sono capaci di riscattare la propria fragilità e la propria convinzione. Leopardi non aveva ancora una visione così amaramente esistenzialista come quella del Novecento. Pensava ancora che si potesse, con la ragione e la cooperazione, cambiare il mondo. Per qualcuno è addirittura un antesignano di Marx, più idealista, ma è un marxista.
nel senso benevolo del termine. Insomma, vedete dove ci porta a ragionare sul dolore, no? Un ultimo pensatore che vi cito per chiudere questo discorso è Bauman. Bauman è molto interessante perché ha studiato la visione del mondo dell'uomo moderno alla luce dei moderni mezzi di comunicazione. Infatti Bauman era un sociologo polacco che poi ha insegnato in Inghilterra. E ha elaborato il cosiddetto concetto di vita liquida, cioè il fatto che la vita dell'uomo oggi si svolge in un ambito di liquidità, quindi di leggerezza, che ha distrutto il ragionamento sui grandi temi dell'umanità: chi siamo, dove siamo e dove andiamo, insomma. È tutto ridotto alla distruzione di ogni coordinata di tipo morale per rinchiudere l'esistenza dell'uomo in quello che lui chiama la gabbia del presente. Perché l'uomo si fa rinchiudere nella gabbia del presente? Perché, come diceva il poeta Zanzotto in una vecchia poesia di tanto tempo fa, perché vai al grande magazzino dove c'è pappa buonissima e a meraviglia, questo è il verso di Zanzotto, perché il consumismo giustifica ormai la tua esistenza. Vivi in quanto soggetto consumatore e la tua attenzione si sposta da consumo a consumo in continuazione, impedendoti di fermarti e di ragionare e quindi di capire perché stai soffrendo. Il dolore viene esorcizzato attraverso il consumo. E Bauman ci dice appunto che in questo i social network hanno il loro ruolo molto importante, no? Lo vediamo ad esempio nell'utilizzo dei social, no? Come su Facebook, che un giorno la gente si commuove per il cagnetto abbandonato o per un altro episodio truculento o di disgrazia, ma il giorno dopo se l'è già dimenticato perché attende una nuova iniezione di una forte emozione che permetta poi di scaricare le proprie idee, impressioni, in quei commenti che io trovo terribili alla fine dei post. Io personalmente non rispondo più ai commenti sui post o su quello che pubblico, perché mi sembrerebbe di inseguire l'inutile, perché ognuno si faccia la sua idea e al limite se uno vuole mi scrive e mi espone per esteso le sue idee, ma non è che uno si può mettere a rispondere a ogni due battute, a ogni cosa di chiunque che commenta quello che fai. Diventa un inseguimento al nulla che il giorno dopo comunque è completamente sorpassato e non ci perdiamo tempo. Ecco, insomma, ritorniamo a un dialogo più sostanzioso. Il post lo puoi anche fare, ma serve come testimonianza di quello che pensi. Poi se qualcuno è in grado di elaborarlo e di risponderti in modo organico, bene, e se no pace, insomma, non è che io ho altro da fare nella vita che mettermi a rispondere a decine e decine di commenti monosillabici o di una frasetta o poco più. Non so come la pensiate voi, io sono entrato in questo ordine di cose. Quindi la sofferenza medializzata, ci dice Bauman, è di fatto una non sofferenza perché è di una leggerezza totale. Schopenhauer, che aveva capito tante cose, ci dice per l'ennesima volta che dolore e morte sono i due mezzi principali con cui possiamo comprendere il mondo. È un po' il succo di tutto il discorso di oggi, ecco. Per finire il discorso di oggi, vi faccio vedere questa cosa qua, che mi ha colpito molto fin da quando ero bambino. Una delle mie letture preferite quando ero bambino erano le esplorazioni polari. Ho letto tanti libri sulle esplorazioni polari. Ma quello che mi commuoveva sempre con particolare intensità era il destino del capitano Scott, il quale nell'inverno del 1912 morì di ritorno dal Polo Sud dove era appena arrivato. Allora Scott nel 1912 partì con una spedizione e con le migliori attrezzature dell'epoca per andare a conquistare il Polo Sud. Allora l'impero inglese dominava i mari e dominava le terre e veniva considerato importante che fosse un inglese a mettere il piede per la prima volta sul suolo del Polo Sud.
Però purtroppo Scott, che era già un eroe, perché nel 1902-1903 era rimasto isolato per 2 anni sulla banchisa polare ed era stato alla fine tirato fuori con la dinamite che aveva rotto il ghiaccio e aveva liberato la nave. Qualche anno fa, durante un viaggio che ho fatto in Scozia, sono capitato nella città di Dundee, in Scozia. Nella città di Dundee c'è il Museo delle Esplorazioni Polari. E ancorata nel porto di questo museo c'è la Discovery, che è la nave del capitano Scott. Allora, visitare questa nave è stata per me una grandissima emozione, perché è permeata dall'esistenza di questi grandi esploratori. C'è la cabina, se voi scendete giù nel quadro ufficiali, c'è il letto e la cabina del capitano Scott, il letto e la cabina di Shackleton, un altro grande esploratore. E la nave è ancora intatta. Pensate che è tutta di legno, eh? La prua, la parte prodiera, è fatta di legno di quercia di 1,5 metri di spessore. Quindi è una nave eccezionale. Vedere questa nave, visitare questo museo, mi ha dato un'emozione grandissima, perché è un po' una chiusura di un cerchio di sofferenza che avevo vissuto fin da bambino, leggendo la storia di questa persona. Ma dato che nella vita c'è sempre qualcosa da imparare, qualcos'altro l'ho imparato nel Museo delle Esplorazioni Polari. Allora, quando Scott parte per arrivare al Polo Sud, si deve confrontare con un altro grande esploratore che è Amundsen. Amundsen è partito poche settimane, un mese circa prima di lui, ma c'è una differenza: ha usato i cani da slitta. E con i cani da slitta va molto più veloce, per cui arriva al Polo Sud il 14 dicembre del 1911. Scott invece, i cui cani erano pochi e sono morti quasi subito, poi aveva portato giù dei cavalli cinesi della Manciuria che erano molto resistenti alle temperature polari, ma non come quelle dei 50-60 sotto zero del Polo Sud. Anche i cavallini della Manciuria erano morti, per cui alla fine i 5 membri della spedizione di Scott sono costretti a trascinare le slitte a piedi. Ciononostante, con uno sforzo quasi eroico, arrivano anche loro al Polo Sud, ma ci arrivano quando? Il 17, un mese dopo, il 17 gennaio del 1912, e si trovano lì la bandiera norvegese, il che per persone che hanno dedicato la loro vita a un'impresa del genere, hanno affrontato sofferenze indicibili perché le attrezzature non sono quelle di adesso. Quindi trovarsi a 50-60 sotto zero, guardate i visi stravolti dal freddo, eccetera, eccetera, è una delusione terribile. Piantano la bandiera inglese e tornano indietro. Nessuno di loro tornerà al campo base perché moriranno tutti lungo la strada. Uno dei primi a morire è questo capitano Oz, la cui storia mi ha colpito moltissimo. L'ho appresa al Museo delle Esplorazioni Polari e adesso ve la racconto. Capitano Oz era un eroe della guerra anglo-boera, dove era stato ferito a una gamba, per cui aveva una gamba particolarmente fragile. Era ciononostante molto esperto di cavalli, tanto è vero che gli avevano affidato il compito di gestire i cavallini della Manciuria che poi muoiono quasi subito. Nonostante questa gamba sofferente, Oz si trascina per alcuni giorni a 50 gradi sotto zero e la gamba gli va in cancrena, quindi ha dei dolori inenarrabili e la sera, per evitare di soffrire più di tanto, lascia la gamba al freddo fuori dalla tenda. Quindi la gamba è diventata un pezzo di ghiaccio. Una sera non ne può più nel viaggio di ritorno, si rende conto che di ostacolo e di impedimento ai suoi compagni ed esce fuori e si perde nella tormenta. Il corpo non è mai stato ritrovato, ma prima di uscire proferisce una frase che è cosmica. Dice il capitano: "Sto solo uscendo e stavo fuori per un po'". Che è il massimo, perché come un gentleman inglese va incontro alla morte, no? Con la leggerezza, ma anche con la consapevolezza di fare qualcosa per gli altri. Io lo trovo una delle cose più enormi che un essere umano abbia mai saputo dire in un momento del genere.
e ci tenevo a raccontare, magari altre volte quando parlerò sul dolore non la racconterò più, perché poi ogni volta che la racconto mi provoca una certa emozione, tanti ricordi che ho accumulato dentro di me, eccetera, eccetera, eccetera. Diceva Montaigne che il dolore faceva parte della vita umana e che dobbiamo tenerne conto, anche perché da un momento all'altro potrebbe colpirci e dobbiamo imparare giorno dopo giorno a sopportarlo, a convivere con esso. Di una cosa però dobbiamo essere sicuri, ed è la cosa con cui vorrei finire questo discorso, che come dice William Faulkner, un grande scrittore americano, in una vita tra il nulla e il dolore, è meglio avere il dolore che non avere il nulla. Il dolore comunque, ricordiamoci, con il dolore si impara, si migliora, si cresce, si diventa uomini. Con questo io avrei finito, perché oggi sono andato molto avanti nel tempo. Se avete qualche cosa da chiedermi, nonostante la materia sia così piena di riflessi e di difficoltà, cercherò di rispondere, insomma, anche se non è facile. Perché poi l'esperienza è molto individuale, no? Per qualcuno un determinato gradiente di dolore è sopportabile, un po' come quando ti fanno un'anestesia per qualche piccolo intervento o quando vai dal dentista. Sono persone che riescono a farsi trapanare i denti quasi senza anestesia e altre che hanno bisogno assolutamente di un aiuto di tipo analgesico. Quindi la sensibilità individuale è molto forte, molto, molto importante, ma anche direi la sensibilità esistenziale varia da persona a persona. E un'altra cosa che mi sono sempre chiesto davanti ai lutti, alle cose della vita, come anche questo sia molto differente da persona a persona, chi riesce a farsene una ragione e chi invece si dispera come se la perdita, ad esempio, della persona cara sia in effetti irreparabile, sia anche un qualche cosa di cosmico per cui il mondo non sarà più lo stesso. E anche questo è un altro quesito su cui occorrerebbe. Il fatto che il dolore, secondo me, sia talmente a interpretazione individuale, poi rende difficile tirare fuori delle linee guida, chiamiamole così, comuni, perché ognuno alla fine se lo vive come riesce, con la propria fragilità, ecco. Beh, per esempio, a me il dolore fa reagire maggiormente rispetto ad un periodo magari di calma in cui va tutto bene, eccetera. Sono più reattiva quando qualche problema sia fisico che, diciamo, esistenziale. Cerco di superarlo e ho più grinta rispetto ad un periodo in cui non c'è nulla di tutto questo. Lei Quindi è proprio. segue Eschilo, no? Dal dolore imparo, le faccio Sì, un vantaggio tutto sommato, insomma. Ecco. visto così, sì, può essere considerato un vantaggio, visto da questo punto di vista. In effetti una vita, come dice Faulkner, senza dolore, che razza di vita sarebbe, no? Molte esperienze che abbiamo vissuto sono positive, sia per la felicità modesta, ma per il dolore che comunque l'ha accompagnata, no? Perché ogni felicità ha comunque in sé, in serbo, una parte di fragilità e quindi di dolore, insomma, ecco. In fondo gli dèi erano molto annoiati di stare lì sull'Olimpo, a stare sempre bene, non ammalarsi mai, non soffrire mai. Guardavano sempre giù, questi esseri umani cosa combinavano. Il Ma banchetto. visto che ha citato il festival, non so se ieri ha visto Allevi, se avete visto Ho l'intervento letto, ho di guardato, ho Allevi. visto le foto, ho È letto quello stato che. veramente straziante, angosciante, e comunque cioè, sta combattendo e ha annunciato che farà anche una serie di concerti, ovviamente se la sentirà, che sono andati tutti sold out. E questo probabilmente anche il calore del pubblico, non so, la sua voglia di riuscire, cioè, sta cercando di combattere in ogni modo un dolore che comunque dice che avrà sempre e che non lo abbandona mai. Magari potrà migliorare qualcosa, però
non sarà più come prima, insomma. È una storia esemplare, un po' come quella di Munch, che tutta la vita lotta con la tubercolosi. Lui stesso muore di sifilide, Munch, nel 1944, mi sembra. Insomma, un uomo devastato dalle malattie tutta la vita. Probabilmente non sarebbe stato neanche un grande pittore senza tutte queste malattie, insomma, perché alla fine il dolore è quello che dà il senso e il metro alla nostra esistenza. Sì, poverino, mi rendo conto. D'altronde anche lì è importante il sostegno morale dei propri simili. E anche questo non è scontato, perché oggi come oggi si tende a chiudere, a nascondere il dolore. Oddio, il dolore del singolo può anche essere spacciato e mostrato, perché comunque riguarda l'altro. Il problema, come durante le epidemie, è quando riguarda tanti. Allora, il riguardare tanti diventa un qualche cosa di meno gestibile, perché non c'è una risposta sul dolore dei tanti, sul dolore del singolo, vabbè, perché proprio a quello lì però a me mi ha risparmiato, no? Invece l'epidemia è un qualche cosa di terribilmente devastante, no? Alla fine gli esseri umani si rassegnano in un certo senso, come la madre di Cecilia nei Promessi Sposi, no? Che porta la bambina sul carro dei monatti senza una lacrima e l'adagia in mezzo agli altri corpi. E probabilmente già lei è ammalata di peste, insomma, ecco. Perché quando la morte viene somministrata in questa dimensione così cosmica e totale, ci sono soltanto due soluzioni: o fai finta che non ci sia, o ti rassegni. Ti deve un po' anestetizzare dal Ti dolore. anestesizza, come anche le persone che erano nei campi di concentramento, che vedevano i loro compagni portati a centinaia nelle camere a gas e poi bruciati, e però la sera, se avevano una zuppa da mangiare, erano contenti e non ci pensavano, insomma. Poi magari lo pagano dopo, perché comunque siamo tutti sensibili a certe cose, insomma, non è gratis nulla in questo, come diceva quel tale, in questo basso mondo, ecco. E insomma, non c'è una soluzione. Vi ho parlato dell'ora del dolore con tutti i miei limiti e con tutto quello che ho potuto cercare di sforzarmi di dire. Poi la soluzione ognuno ce l'ha per sé, ecco. Insomma, io vi auguro di trovare la migliore delle soluzioni possibili, che sarà la vostra comunque. Ed essendo la vostra, sarà la più importante di tutte. Va bene, ma Grazie, prof. grazie. Allora, Grazie. arrivederci Arrivederci, e prof. Grazie, arrivederci. statemi bene.